ci colleghiamo con quella pazza furiosa, malata di mente, vogliosissima zoccolona della zia, perché questa volta ha un problema grosso, continua a puzzare il pene del suo fidanzato. Era lì da mesi, ma nessuno di noi aveva mai pensato che potesse essere perfetta per colmare un gigantesco vuoto. Ci è bastata una sola telefonata per capire che era lei quello che cercavamo da tempo. Lei non ha bisogno di recitare, non ha bisogno di allenarsi, perché lei è la più grande grezza, rozza e zamurra che abbiate mai conosciuto. Barbara del centralino dello zoo è la zia. Ciao, sono la zia, ciao. La zia? Sì, è mio nome d'arte, ciao, tranquilla. Sì. Senti una cosa, io ho bisogno di una crema un po' particolare, posso parlare con te? Se no passo anche Antonella, che è la nostra responsabile dermocosmesi. Sei più esperta in odori? Sì, volentieri. Ma che te la cerco. Grazie. È una pazza. Pronto? Pazza chi? Cioè, devi la tua amica di Star Camera che pazza anche no. Cioè, vengo là e tiro uno schiaffo subito. Antonella, guarda che quella lì si deve comportare bene, perché già mi sta facendo alterare, perché io sto chiamando per una cosa seria e mi sento dare della pazza, eh? Non so chi sei, dimmi chi sei, che non ho sentito la voce. Dimmi chi sei, mi conosci, dimmi. Io no, sono una cliente, io mi chiamo la zia, è il mio nome d'arte. Conosco anche gente brutta, quindi state calmi. Che minacce sono? Allora, io ho bisogno di una crema. La tua collega mi ha detto che sei tu l'esperta in cosmetici, quella roba lì. Sì. C'è il mio ragazzo che praticamente gli puzza il pene in una maniera assurda. Gli puzza proprio pesante, cioè che veramente presente il tonno marcio uguale. Ecco. E io non ce la faccio più, proprio la punta, un odore che veramente basta, non ce la faccio. E quindi volevo trovare una soluzione per dargli qualcosa, anche perché ti spiego, no? C'è anche a me adesso, sai come mi odora? C'ho la brisola che sembra scaduta in mezzo alle gambe. Ma a te o a lui? Allora, lui già gli puzza di suo, ogni volta che lo facciamo, poi io il giorno dopo. Anche e dici che si lavi. Prima ma di... si lava, glielo lavo anche io, cioè glielo lavo tutti i giorni. Sì. Con la bocca, c'è cioè tutto. Ci sono i deodoranti se vuoi. Ma il deodorante al c***o? Intimo, il deodorante intimo. Ma spruzza il deodorante, quello a spruzzo? No, ne puoi nebulizzare e quindi prima si fa il bidet e dopo glielo spruzzi. Ah, ok. Capito? Ma va quindi bene. Prima glielo mangio, poi glielo spruzzo? Il contrario. Ah, prima spruzzo, poi mangio? Sì. Esatto. Ma mi mangio il chimico, che schifo! Così è. Ma lo sai, aspetta, ascoltami un attimo, mi hanno consigliato uno shum, qualcosa del genere. Tu sai cos'è sta roba, sto shum? La soluzione shum è una soluzione per diuretica. Per il c***o, no? Diuretica. Ma quindi non è per il c***o. No, è per il coso, è per il fegato. E cosa c'entra col capo? Scusa, me l'hanno suggerita? Un'altra Non lo so. Ascoltami, allora vieni qua se vuoi, perché ho gente, non posso stare al telefono, ok? Vuoi vedere il c***o del mio fidanzato? Vuoi che lo porto? La zia. Farmacia col pronta, cazzo. Farmacia, guarda che c'è il marito della lavata. Pronta? Vabbè, fatti pure i cazzi tuoi quando rispondi. Sì, non ho tempo da perdere, perché no, sono... neanche io c'ho tempo da perdere, dovrei trombare ma non posso perché c'è... Ma vaffanculo. Cosa? Allora perché non facciamo una piccola gara, io e te? Vale. Richiamala sta p***a. Buonasera. Ah, brava, era ora, come ti sei permesso? Pronto? Come ti sei permesso mandarmi a fanculo? Ma chi? Tu? Io? Sì. Guardi, io ho appena risposto, Non allora neanche... sarà la sua collega con la bagaccia, allora. Ma lei, scusi, ma con chi ha parlato? Non lo so, io sono... Io ho appena tirato sul numero il telefono, nessuno ha parlato con nessuno, cioè, ho appena tirato sul numero io. Non lo so, allora, chi era? Una bagaccia? Siete da sola lì? No, ma a parte, signora, mi scusi, bagaccia, lo va a dire a qualcun altro? Allora adesso le spiego, io ho un problema serio, sai come mi ha trattato? Perché, scusi... Sai come mi ha trattato la sua collega? Ok, la ringrazio, buonasera. No, vecchia di merda! La zia. Grande zia!
Quanto l'amo, ragazzi, quanto l'amo. È troppo maschio, è più maschio di me, cazzo, la zia. Alla fine la zia è Santina da giovane, te lo dico.